Ben trovati e bentornati a una nuova puntata del Teartistico. Io sono Angela e questa è la mia amica e collega Sara. Ecco, Buongiorno. bonjour, perché bonjour? Perché oggi di cosa parliamo, Sara? Parliamo della Gioconda, ecco quest'opera che si trova in Francia e sappiamo anche come mai. E no, Napoleone non c'entra, c'era già, come Come? diremo. Come non c'entra? Non se l'è inciurato Napoleone Bonaparte! No, leggenda metropolitana, ecco. Oh, sì, perché i francesi, adesso facciamo una piccola parentesi così, quando non c'è stata la rivoluzione, è storia, quindi non mi sto inventando niente, quindi nessuno se la prenda male, dopo aver distrutto praticamente il loro patrimonio culturale e artistico, perché logicamente gli ricordava l'antico regime, si sono accorti che avevano fatto tavola rasa e non c'era più niente. Forse hanno Allora, esagerato. Prima esattamente. qualcosa. Quindi, che hanno fatto? Hanno girato lo sguardo oltre Arpe, ha detto: va, va, di là chi ci sta? Gli italiani! Aspetta, che andiamo a fare spesa! E quindi Napoleone è venuto e si è preso diverse cose, ma non la Gioconda, quella no. Quella era già in Francia da 200 anni, quando c'è stata la prima campagna d'Italia, che mi sembra che sia del 1796. In pratica, nel 1503-504, il Giocondo, che pare una presa in giro, ma veramente si chiamava il Si Giocondo, chiamava così, San Francesco, se non ricordo male, del Giocondo. marito di questa fantomatica signora, che Sì. ha preso poi il nome, è stata conosciuta in tutto il mondo come Gioconda, quindi, Nome da nubile Elisa Gherardini. capito? Il gioco di parole, Giocondo, Gioconda. Fantasia, portami via. Era un soprannome, alla fine era quasi un soprannome, se vai a Era vedere. per identificarla, si vede. Esatto. E ha commissionato a Leonardo da Vinci un ritratto di sua moglie. Ritratto che, stando al Vasari, il Vasari, pittore e poi biografo dei pittori, quindi attesta che c'è stata questa committenza e Leonardo però Pignolo, perché era Pignolo a quanto pare, di più Pignolo non si poteva, che io e te Sara in confronto sbianchiamo, non ha mai portato a termine, a compimento secondo lui, il dipinto e quindi non l'ha mai consegnato. Eh già. E quindi questo che ha fatto? Per i successivi almeno 10 anni, anche più, si è portato dietro la Gioconda, continuando a modificarla probabilmente, quindi aggiungendo, togliendo, più ampio ne metta. Infatti ci sono varie teorie sull'identità della Gioconda perché? Perché sì, Vasari fa questo racconto di Messer del Giocondo, ma intanto sono stati ritrovati più dipinti. Che rappresenterebbero la Gioconda. Per esempio, ce n'è uno in cui ha dei tratti completamente diversi sui colori bruniti, e ce n'è un'altra in cui ha dei tratti molto simili a quelli che conosciamo oggi, quelli della Gioconda del Louvre, ma in cui si vedono sia le sopracciglia che le ciglia, cosa che invece in quello del Louvre voi li vedete, io sinceramente no. E fra l'altro questo dipinto di cui sto parlando è un dipinto di bottega ed ha questi colori molto vivaci venuti fuori dopo il restauro, sia nel primo piano che nello sfondo, e quindi chissà, era veramente Elisa Gherardini o era qualcun altro, perché comunque sì, Vasari certo è una fonte importante, ma è pur sempre un po' da prendere con le pinze. Ricordiamo che a quei tempi non c'era internet, non c'erano le fotografie, non c'erano tante altre cose di cui oggi disponiamo, tecniche A scientifiche, modo di quindi. dire, gli sono arrivate le voci e lui ha Esatto, trascritto. esatto. Magari ha pure visto qualcosa, ma che ne sai, insomma. E da qui anche le teorie, insomma, sulla Gioconda. Riguardo a quello che dicevo prima del lavoro di bottega, è importante dire una cosa. Leonardo lavorava come nelle botteghe del 400,
Cosa vuol dire? Lui magari ci metteva l'idea, perché la cosa importante era l'invenzione, e poi i suoi allievi mettevano il resto. Prima della rivoluzione industriale già esisteva la catena di montaggio. È Chi lo vero. sa poi, eh? Oh, Sara, magari se permettessero di pulire la Gioconda dei 500 anni di sporco che gli si è attaccato Polvere, addosso, certo. sai Ma qui magari Cara apri una parentesi enorme. Restauro è sempre un'attività irreversibile, nel senso che non puoi tornare indietro una volta che l'hai fatto. Quindi se lo pulisci e sbagli di un micron, manco di un minuto, un micron, rischi magari di togliere uno strato pittorico che invece funzionava, che invece era originale. Specialmente pensando alla Gioconda e al fatto che Leonardo se la porta con sé in Francia e quindi sicuramente per anni ha ha fatto velature dipinto. su velature, è difficile poi capire dove finisce lo Sarebbe sporco e dove stupendo. comincia il colore. Sarebbe stupendo se la puliscono e i colori della Gioconda sono totalmente all'opposto. Appare invece brillante, piena di vita. Sarebbe proprio, cioè anche il cambio iconografico sarebbe devastante, secondo me, sulla psiche della gente. Allora, quindi la Gioconda arriva in Francia, lo sappiamo da un'annotazione di un segretario personale di un certo Cardinal Luigi d'Aragona, che annota il 10 ottobre del 1517 che lui e il cardinale sono andati a rendere omaggio a Leonardo da Vinci, che si trovava già in Francia, a spese quindi della corte francese del re di Francia. E Leonardo gli ha mostrato dei dipinti. E tra questi, questo segretario riporta che c'era raffigurata una signora fiorentina. Quindi torniamo ancora al punto di partenza. Signora fiorentina, allora se abbiamo davanti la Monna Lisa, barra Gioconda. Ah, per chi non lo sapesse, la Sara lo sa, eh? Monna Lisa è significava, era il diminutivo di Madonna Lisa, non c'entra l'apparizione mariana o la Vergine Maria, ma significava, in tempi odierni lo potremmo tradurre come signora Lisa. Siamo certi che nel 1518 la Gioconda si trovava all'interno delle collezioni reali di Francesco I di Francia. Questo è appurato. Dopodiché, Saretta, o l'ha venduta Leonardo per una esigua somma, esigua, di 4.000 ducati d'oro, o l'ha venduta il suo allievo che gli vendeva praticamente tutto, presumo anche le mutande, quando lui non si accorgeva. Ce l'hai? Sì, faceva Che tutti i colori, c'era questo rapporto molto particolare. lì. Allora, teoria, Napoleone non si è rubato la Gioconda, anche se gli piaceva. Napoleone era un bel... Gli piacevano le donne, gli aveva un buon occhio e la signora fiorentina gli andava a genio. Tanto che nel 1800 Napoleone prese la Gioconda e se la mise in casa. Nel 1804 viene collocata in via definitiva al Louvre, che allora invece aveva il nome di Museo Napoleone. Inutile, noi tanti dicono ci hanno fregato la Gioconda. No, cioè non più di tante altre opere italiane che troviamo al Louvre, come troviamo al British Museum o da altre parti, insomma, quella La è, insomma, Gioconda poi è dipende dal stata collezionismo, sono anche altri fattori. acquistata, È cioè stata legalmente acquistata, è stata acquistata acquistata dal da, è stata non si sa acquistata bene. da Francesco I di Francia, ok? Però lei stava lì tranquilla nel Salon Carré. Arriva un tale Vincenzo Perugia Con e due dice: Ma G, questo non no, dimentichiamoci le due G. Due con 2G, G. esatto. E pensò bene di riportarla in Italia. Sì, perché anche lui credeva che Napoleone se la fosse inciulata e E invece quindi era no. convinto di furore patriottico, Perché le fake tra news sono pericolose, c'erano già a quell'epoca. E insomma, Perugia cosa fa? Prende la tavola perché avvolge intorno alla sua giacca e se ne va. i verdi pirati. Perché comunque lavorava al Louvre, c'è da dire anche questo. Quindi Diciamo, dai, che approfitta del suo il ruolo. Louvre era il giorno di chiusura, quindi era di lunedì, e quindi vedere
un lavoratore all'interno non ha sorpreso più di tanto qualcuno. Nessuno se ne è accorto, se l'è Esatto. portata a casa. Sotto il tavolo, chiaramente la polizia, un attimo, ha fatto il più due, dice: voi vedete che c'era sto tizio. Vanno da lui, ma non la vedono. Perché ricordiamocelo, il posto migliore per nascondere le cose è sotto gli occhi. Quindi tornerà in Italia quando? Il 9 dicembre del 1913. E Non neanche l'abbiamo farci fatta apposta, apposta. giuro, non l'abbiamo fatta apposta. È No, per capitato così. niente. Stamattina Oggi è si è 9 svegliata la Sara dicembre. e ha detto: oggi è 9 dicembre. E io, ah! Poverino, lui l'ha portata in Italia in treno, quindi è riuscito anche a passare la dogana da quanto era sorvegliata. Dentro una valigia a doppio fondo, quindi lui l'aveva messa lì dentro nel doppio fondo, era riportata in Italia. Arrivato in Italia, ha chiamato praticamente un mercato d'aste fiorentino, dicendo: guardi che io l'aveva già accontentato un giorno prima. Guardi che io ho la Gioconda. E questo, eh? No, no, davvero, ho la Gioconda, vieni a vederla. Questi quindi ha detto: vabbè, Vabbè, sarà il chiama. solito millantatore, no? Uno che Esatto, quindi avrà chiama. il suo quarto d'ora di fama, no? Ecco. L'allora direttore degli Uffizi, quindi neanche un pinco pallino preso per strada, chiunque, e vanno a vedere la Gioconda. Quindi tu immaginati la loro espressione dopo 2 anni che sto detto quadro era sparito dalla faccia della terra, nessuno sapeva che fine aveva fatto. Questi due Cristi si sono ritrovati davanti alla Monna Lisa. Questi due signori si sono allontanati dicendogli: guarda, adesso diciamo il prezzo, non ti preoccupare, domani torniamo e vedrai che avrai il tuo compenso. Il giorno dopo, logicamente, si sono presentati con le forze dell'ordine. Fortuna ha voluto che in quel periodo Italia e Francia avessero riallacciato buoni rapporti. Fortuna ha voluto che il pubblico, quindi l'opinione pubblica, tifasse per lui perché lui diceva che aveva fatto una cosa patriottica perché aveva riportato in patria la Gioconda, ricavata con una pacca sul sedere, una lavata di capo, dicendo: non lo fare più, stavolta te va bene, la prossima non si sa. Logicamente la Gioconda era tornata in Italia, quindi l'hanno mandata un po' in mostra, hanno avvertito la Francia dicendogli: guarda, l'abbiamo trovata, ve la rimandiamo, però magari lasciatecela per qualche giorno, così la ammiriamo anche noi. Ed è rimasta quindi in Italia per un breve periodo, ha girato tra i musei di Firenze, Roma e Milano, fino a tornare in Francia il 30 dicembre dello stesso anno, quindi del 1913. E quindi ci hanno guadagnato tutti di fatto, meno il Perugia che non ci ha preso neanche una lira, ha preso soltanto la lavata di capo e passerà alla storia come l'uomo che si è rubato la Gioconda, effettivamente. Fatto Vabbè. sta che da allora il Louvre si è reso conto di dover un attimo migliorare Sistema di il sistema sicurezza. di sicurezza. Esatto, infatti oggi la Gioconda non è sicura, è blindata. Però la Gioconda dal 1913 la Francia non ce l'ha più restituita, eh. Non Nel capisco come 1913. mai. Riguardo all'identità della Gioconda, speriamo a breve di poter creare un nuovo video con delle teorie che non vengono da noi, ma vengono da due studiose urbinati, una delle quali è anche una professoressa di geologia. Dici che c'entra la geologia con la storia C'entra, dell'arte? C'entra, c'entra, perché noi c'entra. siamo fissati con il primo piano, cioè noi vediamo la tizia, ma quello che c'è dietro lo vogliamo togliere? Secondo, cioè, Esatto. perché Leonardo, chi per lui ti sarà sguerciato col pennello a dipingere quelle robe? Un motivo ci sarà. E speriamo di poter fare questo video insieme a queste due studiose. In caso non ci dovessimo riuscire, lo faremo noi. E ce ne sono delle belle, veramente. C'è questa teoria che è molto molto interessante. Va bene. Salutiamo noi, un bacione grande da noi e dalla Gioconda che al momento si trova al Louvre.